racconta proprio qualche aneddoto, un pochino di storia di questa bellissima struttura. Allora, la chiesa detta di Monte Calvario nasce almeno nel 1500, proprio quando nasce il quartiere, i cosiddetti famosi quartieri spagnoli, che per un periodo sono stati il luogo della nobiltà napoletana, poi in seguito trasformati come luogo della servitù, della servitù della nobiltà napoletana. E questa chiesa nasce grazie ai francescani, ai padri francescani che sono l'hanno fondata, l'hanno edificata, poi in seguito sono andati via e nell'Ottocento è stata arricchita in modo barocco, il barocco napoletano, ed è stata affidata a due fratelli, Luigi e Pasquale del Pozzo, che ecco, hanno cercato di mantenere il culto. Poi nel 1900, all'inizio del Novecento, arriviamo noi, i frati mercedari, l'Ordine della Mercede, che da Santa Maria della Mercede in via Chiaia si trasferisce qui, perché le vicende napoleoniche hanno portato via i mercedari da via Chiaia. Infatti il nostro convento è l'attuale Teatro San Nazaro, che è stato perso perché Napoleone ha espropriato tutti i religiosi dei beni, e quindi la curia di Napoli ha affidato a noi questa chiesa. E quindi nel 22, quindi dall'anno prossimo, noi festeggeremo il centenario della nostra presenza qui a Monte Calvario, che in seguito poi ha preso la chiesa il nome di Santa Maria della Mercede, proprio perché noi mercedari abbiamo portato il culto alla Madonna della Mercede, a San Ramondo come patrono delle partorienti. La chiesa è bellissima, soprattutto nel pavimento, un pavimento antichissimo del 500 con maioliche dipinte a mano, e si mantiene in un buono stato. E per il resto è la chiesa dei quartieri, infatti il quartiere Monte Calvario prende il nome appunto da questa chiesa, e adesso sta cercando di diventare un pochino la casa di tutti, perché in un periodo... Oggi ospitate un evento particolarmente importante. Oggi abbiamo ospitato l'anniversario, il decimo anniversario del circolo Francesco II di Borbone e degli amici che stanno entrando in contatto con la nostra comunità, anche con noi mercedari, soprattutto per l'impegno nella carità. Il quartiere è un quartiere che ha bisogno di molta carità, e grazie a loro abbiamo avuto anche un sostegno in questo. Ma poi è bello, no? Oggi dirò nell'omelia della messa quanto è importante, la nostra chiesa è cattolica, perché appunto abbraccia diverse realtà che devono far riferimento all'unico Dio, il Dio di Gesù Cristo, no? Che manifesta al mondo questa cattolicità, questa universalità, questa apostolicità, come ci viene oggi insegnato dalla festa dei Santi Pietro e Paolo. Presidente Paolo Rivelli, innanzitutto auguri, buon onomastico, oggi oggi anche l'onomastico del capo. Festeggiamo questa sera San Pietro e San Paolo, quindi la solennità degli apostoli, dei padri della Chiesa, e soprattutto la festa onomastica del capo della Real Casa, Sua Altezza Reale Principe Don Pedro di Borbone, Duca di Calabria, nonché nostro presidente onorario. Quindi... Oggi siamo qua a festeggiare anche un altro evento importantissimo, non è un caso. No, nonostante il caldo siamo qui a festeggiare il primo decennale del Real Circolo. È un traguardo importante perché quando abbiamo cominciato, diciamo 10 anni fa, non sapevamo dove saremmo arrivati, però avevamo in mente sicuramente diciamo la rivalutazione della storia, delle tradizioni della nostra cultura. Poi gli eventi in questi 10 anni, le cose sono cambiate a nostro favore, il Real Circolo sta avendo un grande successo, soprattutto la cosa che ci entusiasma è che sono tanti i giovani che si stanno interessando a noi, alla nostra storia, alla cultura, e ci chiedono di poterci seguire. Stasera abbiamo addirittura un ragazzo di 14 anni di Casalduni che è venuto qui, non è un caso, e quindi entrerà in una nuova categoria per i giovanissimi che si chiama quella degli auxiliares,
Lui ancora non lo sa mentre facciamo questa intervista, perché è una sorpresa concordata con i genitori. Stasera sarà il nostro portalabaro, nostro alfiere portalabaro, ma per noi è un simbolo, è fondamentale, perché tutto quello che facciamo, se non lo facciamo per i giovani e per trasmetterlo alle future generazioni, è perfettamente inutile. Il Real Circolo si è distinto per tantissime anche opere benefiche. Sì, abbiamo cercato di dare una mano, soprattutto in un momento difficile, veramente con un grandissimo sforzo. Voi immaginate riuscire a trovare delle risorse in un momento in cui non sapevamo, nessuno sapeva, di grande incertezza, soprattutto per tanti dal punto di vista lavorativo, e nonostante questo, attraverso l'autotassazione siamo riusciti a raccogliere dei fondi per donare dei generi di prima necessità alle persone che avevano bisogno, famiglie, attraverso la Caritas, attraverso il Banco Alimentare della Basilica di Santa Chiara, attraverso appunto i frati mercedari che oggi ci ospitano e alcune altre famiglie che avevano bisogno. È una goccia nel mare, io come dico siamo un guscio di noce nell'oceano, però se ognuno cerca di fare la sua parte, qualche cosa si può fare sicuramente.